Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Al via Siracusa l'Expoagricoltura che da giovedì confluirà nel G7. A Ortigia oltre 600 aziende dell'agroalimentare italiano. Presente il ministro Lollobrigida che sentiremo tra poco. Nel pomeriggio attesa la Premier Meloni. Una Sicilia sempre più rispettosa dell'ambiente e tecnologicamente avanzata, polo di sviluppo del Mediterraneo, sono le prospettive indicate dal ministro Urso nell'incontro con gli imprenditori catanesi. Come Don Puglisi, anche Totò Schillaci ci dice che Palermo la possiamo e la dobbiamo cambiare. Nuovo messaggio dell'arcivescovo Lorefice alle istituzioni e alla politica. Oggi il ricordo del giudice Livatino, ucciso dalla Stidda 34 anni fa. In Sicilia negli ultimi 10 anni hanno chiuso 8.500 negozi. Al TG Sicilia il presidente di Assoesercenti, Salvo Politino. In Italia vengono investiti 2 pedoni ogni ora. È la sconcertante realtà denunciata dall'Associazione Sostenitori della Polizia Stradale. A Marina di Ragusa, Matteo Garrone, il regista di Gomorra, Pinocchio, Io Capitano, racconta la sua passione civile. Sono a favore, dice, di chi soccorre in mare. Calcio in B, tra poco in campo il Palermo, rosanero con il Cesena per cercare continuità dopo la vittoria con la Juve Stabia e per onorare Totò Schillaci. In Serie C domani tocca a Catania che sarà di scena a Giugliano dopo il pari del Messina con la Casertana. Modica presenta le dimissioni, ma Sciotto le respinge. Bentrovati, al via Siracusa l'Expo Divinazione, la vetrina delle eccellenze italiane che anticipa il G7 Agricoltura. Nel pomeriggio è attesa la Premier Meloni, presente il ministro Lollobrigida che sentiremo tra poco. In diretta da Siracusa, Luca Ciliberti. A te Luca. L'isola di Ortigia trasformata in una grande vetrina a cielo aperto per centinaia di aziende, per centinaia di produttori ed espositori dell'eccellenza agroalimentare e olivicola siciliana, perché nazionale, perché oggi comincia appunto Expo Divinazione 2024, un evento voluto fortemente dal governo Meloni, dal ministro per l'agricoltura e la sovranità alimentare, proprio a contorno e ad accompagnare questo G7 che comincerà poi ufficialmente giovedì prossimo, proprio qui a Siracusa, al Castello Magnace. Questo diciamo, doveva essere un contorno, è diventato davvero un grandissimo evento per la Sicilia. Da oggi e fino a domenica prossima dicevo, si confronteranno in tanti espositori, produttori, politica, insomma tutti quelli che nel comparto dell'agricoltura e dell'allevamento hanno davvero tanto da dire e tante soluzioni, soprattutto in un periodo in cui la Sicilia sta vivendo un momento drammatico a causa della siccità. E poi confronti sulla qualità dell'alimentazione, su come deve essere diciamo invertita la rotta anche in questo senso. Da ieri proprio qui a Siracusa il ministro Lollobrigida sta controllando punto per punto, stand per stand, prima dell'apertura che è stata proprio stamattina, ogni piccolo particolare, vuole che nulla sia lasciato al caso, anche perché oggi pomeriggio è attesa la visita del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che verrà qui insieme a tanti esponenti del governo che si alterneranno in questa settimana, proprio a testimoniare quanto sull'agricoltura e sul comparto agricolo investa questo governo. Noi il Ministro lo abbiamo sentito in apertura di questa giornata, ha parlato appunto della siccità che sta investendo la Sicilia, ma ha parlato anche di un confronto che ci deve essere con il governo regionale. Sentiamolo. Ministro, è inevitabile che questo G7 si confronti anche con la crisi dell'acqua, la siccità che mai come in questo periodo sta affliggendo soprattutto la Sicilia. Guardi, l'acqua con due modalità diverse sta affliggendo l'Italia. In queste ore devo dire, per fortuna, lo dico con chiarezza, qui in Sicilia, mentre dall'altra parte drammaticamente c'è stata troppa pioggia, qui comincia a essercene un po', e questo per noi è un bene, perché quando c'è acqua
il tessuto torna ad essere verde ed è evidente che questo significa un valore per l'ambiente, per l'ecosistema e ovviamente anche per le produzioni. A Siracusa arriveranno tanti ministri del governo Meloni, il mare, l'ambiente, la cultura, insomma tutti saranno qui in questa settimana. Ci sarà anche un confronto anche con il nostro governo regionale sulle cose immediate da fare? Come no? Intanto inizieremo oggi parlando con il presidente Schifani, col collega assessore della regione, avremo modo di incontrare tanti sindaci per ragionare insieme su quelle che sono le soluzioni, ma soprattutto ci saranno quasi 150 convegni in 10 giorni organizzati dai singoli settori per parlare di ricerca, di scuola, di valorizzazione degli istituti agrari, di possibilità delle istituzioni di confrontarsi con chi conosce i problemi, conosce anche spesso le soluzioni, come applicarle, come risparmiare l'acqua, come riuscire ad accumulare l'acqua, come riuscire a compensare questa drammatica inefficienza che ormai in questa parte d'Italia è stata rappresentata da persone che non hanno portato a termine le opere che gli erano state assegnate. E poi la ministeriale, come dicevamo, il G7 ufficiale che comincerà giovedì prossimo, attesa per il confronto con i paesi africani, questo è nel disegno del governo Meloni, insomma la nuova frontiera sul quale investire anche per dare respiro all'occupazione, insomma all'immigrazione, tutti quei temi che sono cari appunto al governo del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Per chi arriva in questi giorni a Siracusa, ovviamente l'isola di Ortigia è trasformata, diciamo, in una, diciamo prima, una grande vetrina, tanti colori, tante attività collaterali che fanno vivere ancora di più questa meraviglia siciliana. E allora tutti, insomma, riescono con un occhio, diciamo così, incantato a dare e a guardare, a dare una propria interpretazione di questa bellissima, bellissima isola. Solo una nota a margine prima di farvi ascoltare il servizio che ha realizzato il nostro Francesco Loi. Qui fino a ieri pioveva, quindi un po' di ritardo anche nell'allestimento degli stand, però oggi insomma il sole, il sorriso è tornato insomma anche sui turisti che stanno affollando proprio la piazza qui, la piazza Duomo di Ortigia, dalla quale vi stiamo parlando. Il servizio di Francesco Loi e poi la linea può tornare allo studio. Stiamo preparando delle pennette con il sugo alla trapanese, che è un sugo fatto con un pesto di pomodoro e mandorle, sale e olio. Ortigia, capitale dell'agroalimentare italiano. Le eccellenze di agricoltura e pesca saranno in mostra qui fino al 29 settembre. Una grande occasione per fare una full immersion sul bello dell'Italia. Abbiamo bisogno di infrastrutture che sono fondamentali per poter continuare a fare agricoltura di qualità. Tanta curiosità da parte dei siracusani, ma anche di chi sta visitando la città. Lei ha la macchina fotografica per catturare questa grande novità Ortigia Verde. Sì, ma non solo per catturare, per fare una documentazione che poi passerà alla storia. Mi aspetto tanto turismo, deduco, e mi aspetto qualcosa in più per Siracusa, insomma. 200 padiglioni per 600 aziende. Chi partecipa all'Expo di Dinazione? Come ha detto il ministro Lollobrigida, tutti. Sì, perché facendo un giro tra gli stand ci sono aziende private, associazioni di categoria, enti pubblici e forze dell'ordine. Insomma, non manca nulla. Cosa vi aspettate da tutto ciò? Innovazione, futuro. È utile e necessario sia per me che per lui. Per più di una settimana, quindi, Ortigia sarà al centro del mondo. L'Expo, ma anche il G7, che sarà da giovedì a sabato prossimi in un castello maniace blindato. Una Sicilia sempre più rispettosa dell'ambiente e tecnologicamente avanzata, polo di sviluppo del Mediterraneo. Il ministro delle imprese del Made in Italy Urso incontra gli imprenditori catanesi, Eva Spampinato. La Sicilia può diventare, ne sono assolutamente convinto e per questo stiamo lavorando, il polo di sviluppo del Mediterraneo. Il futuro della nostra regione passa dalla sostenibilità ambientale e dallo sviluppo digitale. Ne è convinto Dolfo Urso, ministro delle imprese del Made in Italy, oggi ospite a Sicilia Fiera, a Mister Bianco, dove ha incontrato gli imprenditori catanesi a fianco del sindaco Trantino, dell'onorevole Pugliese e del commissario nazionale alla depurazione Fatuzzo. Perché noi vogliamo diventare un paese altamente competitivo, con imprese che utilizzano al meglio le nuove tecnologie, che realizzano questi prodotti per fornirli appunto
a chi produce in questo paese e a chi produce in Europa. Sicilia dunque come potenza industriale, protagonista anche nell'agricoltura e nel turismo, con tre grandi poli industriali. Quella dell'Etna Valle, dove si sta sviluppando un polo della microelettronica, grazie anche al nostro supporto, oltre 5 miliardi di investimenti appena annunciati, al cui fianco si sta sviluppando il più grande polo di tecnologia green attraverso Trisan, lo stabilimento di Termini Imerese, il polo della chimica che vogliamo sia diventi sempre più green, dell'area di Priolo, Gela, Augusta, e lì credo che tra breve ci saranno annunci significativi delle principali aziende. Proprio quest'area al momento è quella che preoccupa di più chi vive e lavora per i noti problemi ambientali legati alle vicende del depuratore IAS e della pioggia oleosa. D'Urso risponde così a chi invoca un intervento della magistratura. Riteniamo che il provvedimento da noi realizzato tiene pienamente in conto la continuità produttiva, assolutamente fondamentale per quell'area e per la Sicilia, e che garantisce nel contempo la riconversione ambientale in tempi ben precisi che sto monitorando. Le altre notizie, come Don Puglisi, anche Totò Schillaci ci dice che Palermo la possiamo e la dobbiamo cambiare. Nuovo messaggio dell'arcivescovo Lorefice alle istituzioni e alla politica in occasione della grande partecipazione popolare ieri ai funerali dell'eroe di Italia 90, Marco Gullà. Dall'asfalto del CEP alla vetta del calcio, un simbolo di riscatto, Totò Schillaci, di chi ce l'ha fatta. E lo ha più volte sottolineato l'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice, che ha voluto nuovamente mandare un messaggio forte alle istituzioni che erano presenti nel giorno del funerale dell'eroe d'Italia 90. E come Don Pino Puglisi, anche Totò ci dice che se ognuno di noi fa qualcosa, noi questa città la possiamo cambiare, e la dobbiamo cambiare. Questa città la possiamo e la dobbiamo cambiare, ribadisce Lorefice, perché probabilmente è dalla periferia che deve iniziare il percorso di ricrescita, un po' come quello di Totò. Intanto la salma dell'ex calciatore dopo i funerali di ieri in cattedrale è stata trasferita per la cremazione scelta dai familiari. Durante i funerali Don Sarullo ha parlato a una famiglia piegata dal dolore, la moglie Barbara e i tre figli Jessica, Nicola e Mattia, che avrebbe dovuto laurearsi proprio ieri nel giorno del funerale. Mattia è l'autore di una commovente lettera al papà pubblicata sul suo profilo social nel giorno dei funerali nella cattedrale di Palermo, in cui ha scritto: sei un supereroe, non ti lascerò mai, ti amo. Oggi l'anniversario dell'assassinio del giudice ragazzino Giuseppe Livatino, ucciso a 38 anni dalla Stigia. È stato tra i primi investigatori a individuare i collegamenti tra criminalità e imprenditoria. Davide Sardo. 34 anni fa, poco prima delle 9, Rosario Livatino, ribattezzato da Cossiga il giudice ragazzino, salutò i genitori per recarsi al lavoro al tribunale di Agrigento. Lungo la strada fu raggiunto dai killer. Nonostante la disperata corsa tra i campi, fu crivellato di colpi. Proprio in questo luogo, appena fuori dal centro di Agrigento, ogni anno vengono deposte delle corone di fiori in memoria di quello che oggi è beato e martire della giustizia. Queste sono occasioni in cui, secondo me, occorre rinnovare l'unità di intenti, che non deve essere soltanto di facciata, ma rinnovare l'unità di intenti tra magistratura e tutte le istituzioni dello Stato, quindi province, comuni, regioni e Stato, per far sì che possano essere apportati dei migliori al sistema giudiziario nel suo complesso, perché penso che questo sia il modo migliore di ricordare il giudice Livatino. Un ricordo sempre vivo, sempre forte, sempre importante. Il giudice Livatino è una presenza costante nel mondo della magistratura e anche, soprattutto e ancor più importante, nella società civile. Con le sue indagini fu tra i primi, ha detto il ministro dell'Interno Piantedosi, a individuare i collegamenti tra malavita e gruppi imprenditoriali. Anche la presidente della Commissione Nazionale Antimafia, Chiara Colosimo, ha ricordato il suo impegno, fondamentale per conoscere fino in fondo gli affari illeciti di Cosa Nostra e in particolare della Stigia siciliana, che ne decretò la sua morte. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata all'alba nel mare di fronte a Trapani.
nessun danno a persone o cose, malgrado la paura di molti risvegliati dal sisma alle 5 del mattino. L'Istituto di Geofisica e Vulcanologia comunica che la magnitudo è stata appunto di 4.1 alla profondità di un chilometro. Questa mattina un arrocciatore 75enne è caduto dal Monte Pellegrino a Palermo. L'uomo con un grave trauma cranico è stato recuperato dal soccorso alpino e trasportato in codice rosso all'ospedale Villa Sofia. Riaperto stamattina lo svincolo di Termini Imerese dell'autostrada A19 Palermo-Catania. Il collegamento è stato ripristinato con quasi un mese di anticipo rispetto alle previsioni. Presente il governatore Schifani, che ha annunciato l'imminente chiusura di altri cantieri ancora aperti sulla A19. In Sicilia hanno chiuso 8.500 negozi negli ultimi 10 anni. Tra le cause, il Covid, le vendite online, la grande distribuzione e il cambio delle abitudini. Le proposte del presidente di Assoesercenti, Salvo Politino. Fare impresa in Sicilia è diventato sempre più complicato, lo dimostrano i dati elaborati dal Centro Studio di Assoesercenti Sicilia. Basti pensare che da dicembre del 2013 a giugno del 2024 mancano all'appello oltre 8.500 imprese del commercio di vicinato e hanno cessato oltre 61.000 aziende. È un dato drammatico, devastante. Tra i settori quelli più colpiti sono stati l'abbigliamento, che con quasi 14.000 cessazioni rappresenta oltre il 22%, e poi c'è la vendita di generi alimentari che con quasi 17.000 cessazioni rappresenta oltre il 27%. Da notare anche il dato che riguarda le edicole, contraddistinte da 1.300 cessazioni. L'unico settore positivo è quello dei bar e dei ristoranti, e quindi della somministrazione. Bisogna prevedere un regime fiscale agevolato per gli esercizi di vicinato e del centro storico, riconoscendo agli stessi una valenza tradizionale, sociale e di controllo del territorio. Ecco perché chiediamo alla Regione Sicilia nuovi bandi che riguardino però solo gli esercizi del centro storico e gli esercizi di vicinato. In Italia vengono investiti 2 pedoni ogni ora. È la sconcertante realtà descritta nel rapporto dell'Associazione Sostenitori della Polstrada. Francesco Triolo. Aumentano i feriti e gli investimenti complessivi, peggiorano i dati dei morti nelle grandi città. A Roma un pedone muore ogni settimana, ogni ora. In Italia avvengono 2 investimenti di pedoni e le strisce pedonali sono sempre più insicure. 175 morti nello spazio che dovrebbe essere il più sicuro. È solo una parte dei dati che vengono fuori dal 7° rapporto sugli incidenti dell'Associazione Sostenitori della Polstrada, che ha preso in considerazione gli incidenti del 2023. Il mese più a rischio per i pedoni è risultato settembre, con 61 decessi, 44 uomini e 17 donne, quello meno a rischio maggio, con 22, 12 uomini e 10 donne. L'oscurità e la mancanza di attenzione sono fattori molto delicati che necessitano di adeguate campagne di sensibilizzazione. Le categorie più a rischio sono giovani ed anziani, e proprio nella classifica delle morti di ultra 65 anni entra la Sicilia. Perché se la regione con il più alto numero di pedoni morti tra gli ultra 65 anni è il Lazio, con ben 51 persone uccise nel 2023, 29 uomini e 22 donne, l'isola si piazza dietro la Lombardia e la Campania con 29. Nella classifica delle grandi città invece appaiono le siciliane Palermo, Catania e Messina. Il dato nazionale parla di 6.163 investimenti di pedoni, il numero più alto a Roma 1.959, poi Milano 1.124, a Palermo invece nel 2023 sono stati 216, a Catania 161, a Messina 77. Le vittime sono state 129, 55 delle quali avevano più di 65 anni. Roma è la città dove si sono registrati più decessi, Palermo al 4° posto con 9, Catania al 5° con 7, quindi uno solo a Messina. Cinema, Gomorra, Pinocchio, Io Capitano sono i film di maggiore successo di Matteo Garrone, che a Marina di Ragusa ha raccontato il suo cinema e la sua passione civile. Sono a favore, dice, di chi soccorre in mare. Veronica Barbarino.
trasporta il pubblico in mondi complessi attraverso una visione unica e potente. È il regista Matteo Garrone, vincitore del David di Donatello e candidato all'Oscar per Io Capitano. Ospite a Marina di Ragusa del Costa Iblea Film Festival, dichiara un forte legame con la Sicilia, tanto da sceglierla come set di alcune scene del suo film fantasy Il racconto dei racconti, girato nel Ragusano. Dalla Sicilia poi viene la vera storia di Mamandou, senegalese emigrato, raccontata in Io Capitano. Amo la Sicilia, l'ho sempre amata e sono sempre felice di tornare. Un giorno mi piacerebbe trovare una casetta sul mare e venire a vivere qua. L'unico problema è che ho un po' paura dell'aereo, quindi ogni volta gli spostamenti. Come tanti ragazzi con un sogno, la sua carriera inizia da autodidatta, partecipando a un concorso con un cortometraggio autofinanziato. Arrivano poi film e il grande successo con Gomorra, seguito da Io Capitano, la pellicola che esplora il drammatico tema della migrazione, portando sullo schermo le storie di chi tenta di raggiungere l'Europa attraverso il mare. I film che faccio di solito a volte anche hanno questi aspetti più politici, però diciamo che il più delle volte sono film in cui cerco di raccontare storie che riguardano l'uomo, i suoi conflitti, le sue passioni. Impedire di conoscere il mondo e di cercare opportunità migliori è una violazione dei diritti fondamentali dell'uomo e sulle troppe vittime in mare non può non esprimere un pensiero. Sono a favore di chi salva le vite umane in mare, sicuramente sono a favore delle ONG e penso che il lavoro che fanno è importantissimo. Breve pausa, tra poco il calcio con il Palermo in campo nel pomeriggio al Barbera contro il Cesena e il Catania domani in trasferta a Giugliano. Vi aspettiamo. Nel pomeriggio al Barbera torna in campo il Palermo nella sfida con il Cesena, match nel ricordo anche di Schillaci, in campo il nipote Marco Gullà. Vincere per dare continuità all'importante trionfo esterno contro la Juve Stabia e per onorare la scomparsa prematura di un simbolo come Totò Schillaci è l'obiettivo del Palermo oggi pomeriggio contro il Cesena. Per il rosanero la sfida del Barbera contro i romagnoli rappresenta uno step importante, anche perché il Cesena dell'ex Mignani è formazione solida e che in questo momento ha gli stessi punti dei siciliani. È prevista un'atmosfera speciale con il doveroso tributo a Totò Schillaci prima del fischio d'inizio con un minuto di raccoglimento che sarà molto sentito. E poi in campo, vista l'assenza di Di Francesco, potrebbe esserci proprio il nipote dell'eroe d'Italia 90, ovvero Checco Di Mariano. Dionisi per il match odierno perde anche Lund e poi Tego Lablen. Il centrocampista francese ha riportato una lesione al tendine del bicipite femorale sinistro, resterà fuori per almeno 5 mesi. Segre, Gomez e Ranocchia comporranno il centrocampo, Brunori certo di una maglia da titolare, Insigne e Ledouaron si contendono l'altro posto nel tridente offensivo. In difesa di Akite, Ceccaroni, Nicolao e Pierozzi, fischio d'inizio alle 15, previsti oltre 22.000 spettatori e siamo certi che in cielo un tifoso ha già preso posto. Il Catania giocherà domani in casa del Giugliano. Toscano potrà contare su Celli, inserito nella lista dei giocatori utilizzabili. Marco Carli. Giorni importanti in casa Catania. Dai tre incontri ravvicinati si potrà capire ancora di più il valore dei rossoazzurri. Prima del doppio impegno casalingo della prossima settimana c'è la trasferta di Giugliano. La squadra di Toscano potrà contare su un innesto in più, se così possiamo dire, della lista dei giocatori utilizzabili. Infatti adesso fa parte anche Alessandro Celli, difensore acquistato dal Catania nel mercato di riparazione della scorsa stagione e convocato da Toscano anche per la prima partita di Potenza contro il Sorrento. Il difensore reintegrato indosserà la maglia numero 3. Toscano ha ribadito anche in conferenza stampa quanto creda al suo gruppo. L'impatto che oggi mi dà la squadra è che c'è un potenziale che può giocarsi qualcosa di importante, se cresce continuamente. Noi in questo momento dobbiamo essere concentrati e focalizzati sulla partita di domani, è molto importante per la nostra crescita e il nostro miglioramento. Dopo la partita, in base alla partita si fanno tante valutazioni dopo. Mi riferisco soprattutto all'ultima partita che hanno fatto col Cerignola. Giuliano dopo il primo tempo è stata una squadra che ha messo sotto il Cerignola. L'allenatore rossoazzurro vuole far arrivare l'organico tutto allo stesso livello di preparazione, mentre in casa Giuliano Bertotto ribadisce il valore dei rossoazzurri.
La Catania è una squadra top per la categoria, una squadra attrezzata, una squadra sicuramente con dei giocatori molto forti, allenati molto bene da un tecnico capace, che stimo particolarmente, anzi gli faccio i complimenti per quello che ha fatto l'anno scorso con il suo Cesena, ha vinto un campionato con grande forza e di sicuro non è una cosa scontata. Pareggio 2-2 per il Messina ieri sera al Franco Scoglio contro la Casertana. A fine gara Modica ha presentato le dimissioni irrevocabili, respinte però da Sciotto. Sergio Colosi. Nella serata dedicata a Schillaci e Argurio, il Messina brilla un tempo e si spegne nel secondo. Casertana al quarto pareggio in 5 giornate, mentre i giallorossi dopo il Potenza regalano altri 2 punti. In sala stampa il tecnico Modica si dimette, ringrazia e saluta tutti. Sciotto respinge le dimissioni, ma il futuro è sempre più nero. Primo tempo a senso unico, il Messina domina una Casertana inesistente. Dopo 43 secondi Petrungaro di testa sblocca la gara. Il finlandese Salomà fallisce l'impossibile da quasi 0 metri dalla porta e Luciani raddoppia sulla verticalizzazione di uno scatenato Petrungaro. La gioventù costa meno, ma prima o poi si paga a dazio e il Messina di quest'anno, più che mai linea verde, è l'esempio classico. Carretta si porta a spasso Ortisi e Rizzo prima di battere Curtosi. La squadra va in tilt, Modica ritarda i cambi e il pareggio è questione di minuti. Al 32esimo il contatto tra Bakayoko e Manetta vale il rigore che l'ex Damiana trasforma dopo la prima respinta di Curtosi sul palo. Un punto che fa male ad entrambi, al Messina rimontato e alla Casertana senza vittorie, e ancora di più al difensore campano Bacchetti, al quinto giallo in altrettante giornate, con la squalifica di un turno dietro l'angolo. Difficile se non impossibile fare peggio. Ci fermiamo qui, grazie e buon pomeriggio.